e mettervi dentro una busta gialla. Gialla? Sì, e poco prima aveva detto a Tonio, il testamento è là, ed è proprio come voi lo pensate. Oh, no, no, Donato, qua la busta è gialla, voi vi allontanate, qua l'affare si ingarbuglia per voi. Se quella busta non è più là, vuol dire che Sbarberi stesso l'ha ripresa dopo e messa in qualche altro posto. Si troverà. Si troverà, io ve l'auguro per il vostro bene, se no la vostra posizione, diciamo, è molto impasticciata. E perché dovrei essere stato proprio io a prenderla? C'erano altri in questa casa ieri sera. Chi, loro? Ma scusa, ma allora avevano tutti l'interesse di lasciarla là sicura nella cassaforte, se è vero quello che si mormoleva sul testamento. E chi vi dice che non se lo siano fatto consegnare per farlo venire fuori al momento giusto? Come osate pensare? Caspita, era il prezzo di vendita della ragazza e volevate essere sicuri. Oh, che infamia! Oh sì, fategli ingenui ora. Cialtrone, io non vi permetto. Vi arresto, eh? Eh? Sì, sì, in nome della legge, mi ascoltate in nome della legge. In nome della legge vi arresto. Non ho mai arrestato nessuno in vita mia, ma voi vi arresto con piacere. Poi vi faccio pure un favore, se no quello vi scassa a capo. E poi io a qualcuno devo arrestare, papà. È finita. Per lo meno all'inquisitore qualche cosa ti dico. Finita, mandate via tutti, devo parlarvi da solo. A me? E prima che venga l'inquisitore, capito? È nel vostro interesse, sgrifia. Sì. Tutti nelle vostre camere. Tutti nelle vostre camere, avanti, svegli. Devo fare un'interrogazione. Io non mi reggo più in piedi. Figuratevi chi vi sento. Non mi reggo più. Andate, andate, donna Bessa. Cosa mi vuole dire? Vieni qua, adesso. Vai, cadete, vai. Vai. E donna Do, voi tenetela a disposizione. Sgrinfia. Che c'è? È ora di finirla con questa finzione. Finzione. Ah sì, non ci siete adatto, non è roba per voi. Voi sapete come la penso. Io sono un fedele e devoto amico del vostro governo. E non per interesse, per convinzione. Non saccio, ma chi c'entra? C'entra. Io rispetto tutte le autorità, voi compreso. Ma sono abbastanza galantuomo, abbastanza cristiano per non sopportare che si rovinino degli innocenti. Fosso cielo che pure Nannantoni fosse innocente, perché in fondo chi l'hanno buono guardato? È innocente, voi lo sapete benissimo. Ma via Sgrinfia, guardatemi bene negli occhi. Ieri sera, quando siete venuto qui, avete detto che avevate visto qui intorno delle brutte facce. Era vero. E quelle brutte facce voi sapevate benissimo chi erano. I sacifacci. Erano d'accordo con la polizia. No. Sbarberi, che Dio lo perdoni, aveva sulla coscienza delle gravi colpe contro il governo. Ed era molto sospetto alla polizia, questo non lo potete negare. No, ma... Ma era furbo. Era furbo tanto da prendersi sotto gamba le astuzie dei poliziotti senza compromettersi mai. Solo di sorpresa bisognava coglierlo. Ma spiegatevi meglio. La polizia sospettava che in questa casa e proprio in quella cassaforte egli nascondesse qualche cosa di molto compromettente. Ma per favore, fatemi capire. Ma non fate lo stupido che non lo siete affatto. Non potendo agire contro di lui a viso aperto, ha agito con l'inganno. Ma che state dicendo? Un vostro collega, forse più d'uno, è entrato di vista notte. No. Non mancano i mezzi alla polizia di forzare una porta. Oh, mamma mia, Carmine, è nato pasticcio. Ecco perché la porta si è trovata aperta. Non hanno avuto il tempo di chiuderla nella fretta di fuggire. Sbarberi è stato colpito da una pistolettata della polizia. Ecco perché non si è trovata l'arma. La cassaforte è stata aperta con la chiave che notoriamente lui portava al collo. Ecco perché non si sono trovati i documenti. E ce ne dovevano essere. E anche di molto importanti. Mamma mia, rada manata a capo. Rada manata a capo. Io non ho altro da dirvi, Sgrinfia. Voi sapete ormai tutto. Io non voglio essere costretto ad accusare il governo, il mio governo, che io servo fedelmente anche in questo momento. Soprattutto in questo momento. Io non voglio gettare uno scandalo sulle autorità, no. Ma bisogna che gli innocenti, e sono tutti innocenti qui, non siano colpiti. E si griderebbero vendetta dinanzi a Dio. Capito? No. Non ho capito proprio niente. Mo non capisco proprio niente.
Ma che debba arrestare la polizia? Ma non ci sarà bisogno di dire quello che vi ho detto io. Basta accusare del delitto e del furto, perché potevano esserci anche dei soldi da dentro, quegli ignoti delinquenti che giravano qua attorno. Non si troveranno mai, ma tutto sarà salvo. E il buon nome del governo anche. Ma voi parlate seriamente? Sì, signor. Allinguisci tu! Il capito, il capito, ma sta il capito. Oh, ma il capito. Grazie, grazie. Eccellenza. Nessuno è uscito da qui dopo il fatto? Nessuno, eccellenza. Quindi ci sono ancora tutti quelli che stanotte hanno... Tutti, eccellenza. Radunateli qui. Va bene. No, voi no. Può andare questo uomo? Chi è? Il commesso del cadavere. Don Martino. Andate presto. Il rapporto? Dicevate, eccellenza. Il vostro rapporto? Ah sì, il rapporto. Il rapporto non c'è, eccellenza. Come? Eccellenza, quel morto là ieri sera è stato sparato qua. Questo è tutto quello che si sa. Oh. Mi occorrono le vostre conclusioni circa il colpevole o i colpevoli. Eccellenza, io fino a pochi minuti fa non sapevo niente. E adesso? Adesso meno di prima. Ah, oh, bravo. Però ho avuto un sospetto, un bel sospetto, sì. Un nipote del morto, l'ho arrestato. Era fra quelli che abitavano qui? Sì, signore eccellenza, ma tanto un buon guaglione, però. Infatti, l'assassino non è lui. No. È venuto di fuori. È venuto di fuori. Allora, eccellenza, anche voi sapete il fatto della questura, della polizia qui? Cosa dite? Dica. No, no, niente, faccio venire. Per favore, tutti giù! Avanti, che c'è l'illustrissimo che vi vuole indagare. Avanti, per favore. Svelta, lumacone, camminate. Che non abbiamo tempo. Qual è il nipote che abitava qui? Io. Venite avanti voi. Chi? Io? Voi, voi, avanti. E questo è il giovane che ieri sera verso le 9 vi ha chiesto una scala. Sì, sì, lo riconosco. È proprio lui. Alberto! Come? Ecco perché ho detto che l'assassino era venuto di fuori. No, no, Alberto, no! Silenzio! Ha appoggiato la scala alla finestra del primo piano. È entrato, ha aggredito l'uomo e l'ha ucciso. Oh. Dunque vi ostinate a negare? Sì. Anche di essere entrato in casa con la scala? Anche. Ma il contadino vi ha riconosciuto? Era già notte. Al buio e per un momento
Non è possibile riconoscere una fisionomia. Ma quel contadino vi ha visto quando era ancora giorno. Gli avete chiesto anche una scala a nome di Sbarberi. Non è difficile supporre che la stessa cosa avrebbe detto chiunque avesse voluto farsela consegnare. Ragazzo, vi consiglio di cambiare sistema. Io so di voi molto più di quanto immaginate. Se è così, è inutile interrogarvi. Una settimana fa voi avete preso parte alla manifestazione in piazza San Ferdinando per la nuova locuzione del pontefice. Non vedo che cosa c'entri questa allegra chiassata studentesca con questo delitto. Ah, meno male che lo chiamate delitto. E come dovrei chiamarlo? Qualche vostro amico o fratello lo chiamerebbe in un altro modo. Non vi capisco. Conoscevate lo Sbarberi da molto tempo? L'avevo visto due volte soltanto. Ieri sera era la seconda volta. E vi ha detto le sue opinioni? Non era difficile saperle, anche se non le diceva. Domando se ve ne ha parlato lui. Non cercate di eludere le mie domande precise. Anche se me ne ha parlato, non gli ho dato importanza. Mentite! Voi sapevate benissimo che lo Sbarberi possedeva nella sua cassaforte dei documenti importanti, compromettenti. Documenti dei vostri compagni. Forse anche vostri. Ma se io fossi quello che lei pensa, avrei avuto ottime ragioni per andare d'accordo con lo Sbarberi e non per sopprimerlo. Già. Va bene, basta per ora. Riprenderemo più tardi. Esposito. Ragazzo, io vi avverto che in fondo alla strada che state percorrendo c'è la forca. Per evitarla non c'è che un mezzo. La confessione è piena, completa, per voi e per i vostri complici. Inteso? Portatelo di là. E riflettete intanto. Esposito! Comandante, eccellenza. Siete sordo. È un'ora che chiamo Esposito. Sì, eccellenza, ma vedete, io sono così abituato a sentirmi chiamare Sgrinfia. Cosa? Sgrinfia, acchiappa, è un comignolo. Gli altri ci sono tutti di là? Tutti sono venuti con me. Verissimo. E la casa è piantonata? Piantonatissimo. Bene, fate entrare i due vecchi e la ragazza, quella che doveva sposare l'ucciso. Subito, eccellenza. I due vecchi e la ragazza, quella che doveva sposare l'ucciso. Avanti, vieni. Aspetta, va, camminate. Camminate, signore. No, voi... voi andate di là. Io? Sì, voi, voi. Sì. E chiudete la porta. Subito, eccellenza. Mamma mia, di parte. Dunque, loro sono i genitori del giovane che è accusato d'aver ucciso lo Sbarberi. Ma come? Lei crede proprio non che abbia... credo, no. Sono certo. Ma c'è un'altra cosa che io desidero sapere. E loro hanno l'obbligo di dirmela. C'è stato qualche alterco durante il giorno o prima tra lo Sbarberi e il giovane? No, niente. Non interrogo lei. Niente, eccellenza, niente. Alberto ci aveva accompagnati perché noi lo avevamo desiderato. Conosceva appena il povero Sbarberi. Ah, sì? Sì. Ho motivo di credere che lo conoscesse molto meglio di voi. Ma come? Come lo so io. Rispondere dovete, non interrogare. In questi giorni, vostro figlio dove è stato? A Roma, e poi... Poi? A Napoli. A Napoli. E forse anche in Calabria. Ma le ripeto, signor Inquisitore, che nostro figlio è un'anima onesta, sì, buona, sì, mite. Le conosco io, quelle anime buone, oneste, miti. Buone e oneste, finché la peste della rivoluzione non li attacca.